conoscere, ispirazione, forza, cercare, trovare, pedirsi, solitudine, debolezza, rovinare, inutilità, ansia, emozioni forti, rialzarci, fiducia, rivoluzionare. Rialzarci, ci puoi raccontare qualcosa? Rialzarci, che cosa vuol dire per te? Allora, secondo me la cosa più importante, l'aspetto più importante dell'adolescenza, o almeno uno di questi, è proprio il fatto che gli adolescenti si rialzano, perché comunque sentono dentro di loro che devono continuare la loro crescita, devono scoprire, devono trovare, e quindi anche dopo qualcosa che gli è accaduto, loro sentono sempre a rialzarsi, non si abbattono mai. Ok, vieni, grazie. Ricordati questo aspetto, che lo teniamo per il prossimo lavoro. Così per te invece sarà un sopprimere. Dopo, ti preoccupare. Felicità, tranquillità, ansia, paura, tristezza. Che cosa vogliamo chiedere a Sofia? Ansia, ansia. Lo ripetete in molte cose che avete scritto, c'è questa parola ansia. Ansia perché? È la scuola, perché magari quando ho troppe interrogazioni, troppe verifiche, penso la sera non riesco a dormire perché penso che le verifiche magari vanno male, anche se ho studiato tantissimo. Quindi l'ansia è soprattutto relativa alla scuola? Per tutte? No, no, non solo. Nell'ambito scolastico, ma anche nell'ambito sociale, cioè tipo ho l'ansia di non essere accettata, di non essere abbastanza per gli altri, oppure di non fare notizia, cioè comunque nell'ambito sociale. Ok. Non relazionarsi. Di non dire qualcosa, avere paura, di avere qualcosa a pensare gli altri. Non capire. Ansia, grazie. Interessa. Prego, Camilla. Camilla, puoi anche raccontarcela, quella bella traccia che tu hai, anziché leggerla così come hanno fatto fino adesso? Proviamo? Ok. La voce è un po' alta, se ce la fai, grazie. Durante l'adolescenza iniziano ad arrivare le prime responsabilità per i ragazzi. Penso che questa sia una cosa positiva, perché i ragazzi iniziano, diciamo, a sentirsi grandi, a scoprire il mondo che li circonda per davvero. Inoltre penso che gli adolescenti si dividano in due parti, quelli con la, diciamo, un po' la testa fra le nuvole, che preferisce non pensare a niente, e altri che sono, diciamo, un po' più concreti, che si soffermano solo e esclusivamente sulla concretezza. Infatti spesso per gli adolescenti è spesso tutto bianco o nero, e quindi penso che anche queste due, diciamo, categorie siano o, diciamo, sognatrici o concreti. E non si incontrano mai, secondo te? Cioè sono proprio due strade parallele? Non si incontrano? No, non per forza, però diciamo solitamente gli adolescenti non hanno molte certezze e quindi cercano di trovarle in poche cose, e quindi credo che bilanciare due cose così diverse sia un po' difficile. Ok, grazie. Bianco e nero per te è la parola. Bea, anche tu se vuoi, Beatrice, anziché leggere ce la vuoi raccontare? Secondo me, allora, gli adolescenti hanno anche molte emozioni durante la loro crescita. Io in particolare voglio raccontare di me questa sera, perché credo che tutti vorrebbero sapere come sono fatta io. Io ho parecchi aspetti positivi e di questo sono molto felice, ma ovviamente anche alcuni aspetti negativi. Gli aspetti negativi di me sono il fatto che ogni tanto sono paurosa, o magari che sono anche arrabbiata, probabilmente no, sono confusa, come tutti gli adolescenti in questi momenti.
Ma in particolare gli aspetti positivi di me, io sono orgogliosa del fatto che sono tanto affettuosa, che sono sempre disponibile, solare, che voglio aiutare le persone, tutti quelli che mi chiedono aiuto, e che sono brava a scuola. E di questo mi sento molto orgogliosa. E sei anche la prima a rispondere alla chat, perché qui c'è qualcuno che quando io mando i messaggi, nessuno è Beatrice, risponde grazie Bea, almeno so che mi leggete, mi ascoltate. Grazie Bea, vieni. Prego, dai. Allora, io Martina, ho... puoi fare dopo il recupero tuo? Sì, ma devo raccontare una cosa oppure... Sì, come preferisci, però così era troppo poco per capire, per farci capire, Martina, per farci capire di più. Ok, vai. Io ora cercherò di raccontare come sto vivendo l'adolescenza dal mio punto di vista. Allora, in questi tempi mi sento molto creativa, ma allo stesso tempo mi dicono che sono troppo seria i miei compagni di scuola. Ho paura molto del giudizio degli altri, quindi mi porta ad essere molto ansiosa e a volte anche triste, mi chiudo in me stessa. Sono molto pigra e a volte confusa, molto spesso, però una delle poche cose che mi rende felice è cercare di far star bene gli altri. Grazie. Cavolo, confusa, anche confusa è un aggettivo che usate spesso. È interessante, lo dovremmo sviluppare questo concetto. Grazie Gaia. Martina. Allora, io sono una persona abbastanza ansiosa, perché penso spesso al giudizio degli altri, a ciò che potrebbero pensare, e quindi magari alcune volte non parlo oppure non faccio determinate azioni per paura di essere giudicata. Basta questo? Va bene, appena dico una cosa mi viene subito l'ansia di pensare, è giusto? Ho fatto bene a dirlo, cosa penseranno? Adesso non stai pensando, se Dio lo vede giusto, che cosa pensano di me? Poi? Basta? E una cosa positiva, oltre l'ansia del giudizio? Che sono sempre disponibile e comunque appena qualcuno viene da me a chiedermi aiuto, posso sempre aiutare. Tu sei sempre disponibile, perfetto, grazie. Aida, ci vuoi raccontare qualcosa della tua adolescenza? Di come ti senti? Sì, prego. Vedi, Aida non ha bisogno della traccia, lei va a braccio, vai Aida. Allora, un aspetto positivo... Scusa, ti puoi togliere la mascherina così? Un aspetto positivo in me è che fondamentalmente non mi interessa il giudizio degli altri. Cioè, sinceramente, se io mi sto bene con me stessa, faccio una cosa che mi piace fare, la faccio senza problemi. Una cosa negativa però è che magari ci rimango male quando le persone, cioè non ho ansia prima, cioè quindi non faccio le cose, però quando qualcuno mi viene a dire male, magari io ci rimango anche molto male, però cioè alla fine riesco comunque a superarla, perché cioè se le persone non va bene come sono io, devo avere un problema. Pazienza, perfetto, grazie.